ipotesi di futuristica invece in cui tu sei libero anche di esprimere le preferenze, il potenziamento. Qui le cose cambiano, la responsabilità della decisione, su che base, i criteri, definirla. E soprattutto anche, cioè, in tutto in un contesto di società della performance, l'impressione che ho è che ai nostri giorni questo aspetto è davvero preponderante, nel senso il fatto di dover essere sempre performante, così. Ad esempio per la tesi mi sto occupando degli anni 70, romanzo di formazione, contestazione giovanile, e vedo quanta distanza c'è rispetto a quegli anni lì. Dalla mia prospettiva, c'era proprio delle priorità, secondo me, che sono cambiate poi col tempo. Quali? La priorità, ad esempio, di nel passaggio dagli anni 70 agli anni 80, mi percepisco come parte di una comunità in quel senso lì, nel senso di preoccuparmi di quello che avviene attorno, o mi preoccupo solo ad esempio del mio corso di studi, e non riesco ad avere una visione più totale di determinati aspetti. Sì, noi si andava alle riunioni politiche, che avevamo così, ma perché si pensava che il tuo agire aveva senso solo se cambiava le condizioni comuni. Capisci? All'epoca, davvero, quando noi, nel 1969, si scelse la facoltà universitaria, in quel contesto lì, il desiderio era quello di capire il mondo per modificarlo. Che poi c'è una gran fregatura. Però è vero, c'era al giorno d'oggi e invece è tutta un'altra direzione. E noi volevamo una performance, se vogliamo usare questo termine, che ormai era incomprensibile, però era collettivo. Sì. Diciamo, per far fronte a questi rischi si potrebbe comunque ricorrere al biopotenziamento morale. Biopotenziamento morale. Uno dei temi, si ragiona su come fare per trarre vantaggio dalle tecnologie e aiutare anche l'educazione, insomma, delle nuove generazioni ad essere più efficace. Insomma, oggi noi educhiamo le nuove generazioni attraverso i metodi tradizionali, attraverso l'esempio, l'educazione. E la competizione. L'ottica che lei prospettava è competitiva. Però potremmo anche usare dei farmaci, degli interventi sul genoma per ridurre forse l'aggressività, per migliorare l'empatia, per rendere le persone più altruiste. Però bisogna decidere che società vogliamo, se è una società competitiva. C'è un problema di questo tipo. Se io investo nel biopotenziamento dei miei figli, nel biopotenziamento morale, e gli altri non lo fanno, i miei figli potrebbero essere penalizzati, fregati al primo giro, insomma. E quindi è un problema politico, oltre ad essere un problema pratico, come faccio concretamente. Io non credo che sia possibile rendere le persone automaticamente morali attraverso i farmaci, però potrebbero essere un aiutino, potrebbero contribuire in certe situazioni anche a rafforzare la volontà delle persone. Esiste oggi la possibilità di prendere farmaci per controllare il proprio umore. Non è che se io mi prendo un farmaco per correggere un po' il mio umore o per controllare delle mie condizioni d'ansia o di malessere, non sono più me stesso. Anche lì c'è, secondo me, una questione filosofica. Cioè, chi sono io? C'è quest'idea che noi siamo, che c'è una sorta di Dio naturale che sta lì e che si esprime a prescindere da tutto. Forse invece, appunto, noi siamo la risultante di diverse componenti e siamo quello che mostriamo di essere, che esprimiamo di volta in volta, non c'è un io nascosto. Lo facciamo anche abitualmente, quotidianamente, cercando di... Io ho voglia di fare una cosa, però so che mi fa male, so che questo potrebbe avere delle conseguenze negative sulla mia vita, sulla mia relazione, sul mio rapporto con gli altri, e cerco di correggermi, cerco di cambiare, però questo lo facciamo costantemente, modifichiamo. Un discorso è riconoscere appunto che non c'è un io astratto e che magari ci
co-creiamo, siamo delle ci coproduciamo. Esattamente. Però il discorso che secondo me è quello, appunto, uno dice miglioramento morale, cioè come se la morale non, cioè tutto quel campo lì fosse, appunto, non fosse a sua volta un campo che si con storicizzato, con delle stratificazioni che si crea, che si co-crea, che si coproduce. Mi sembra invece che questi tentativi qua sono più come quell'idea di una morale astratta, che si è a tavolino, si definisce quali sono i parametri e si va a, invece poi casellare come si fa solo dei set, no, però come definiti. Io potrei essere senso. Consapevole che ad esempio in certe situazioni reagisco con più aggressività, con più violenza, che sono sensibile a certe questioni, a certi temi, e quindi reagisco in un modo che poi, quando diciamo ritorno in una condizione più serena, mi rendo conto che non posso aprire i toni e che non vorrei aver espresso. Se ci fosse la possibilità di controllare questa mia condizione con un farmaco, sarei meno me stesso. Quindi se noi applichiamo questo a tutto il discorso precedente sulle modifiche genetiche, noi oggi cerchiamo di migliorare cognitivamente, fisicamente, le nuove generazioni, i nostri figli. Performanti, come dice. Però appunto un aiutino potrebbe venire dalle tecnologie riproduttive. Faccio l'esempio di leggere 10 volte quella cosa per memorizzarla. Ah, quello perché, lo vorrei, però. Perché una volta riesco a memorizzare. Con l'esercizio potrei arrivare a quel risultato, però le tecnologie mi permettono di arrivare più velocemente. E dov'è il merito? Allora, l'ultima domanda. Facciamo l'ultima domanda. Qual è la domanda? Potremmo farci per proseguire la nostra ricerca? Quello che è richiesto è una domanda, non la risposta. Beh, la domanda sul merito, quello che noi consideriamo merito, da cosa dipende? Spesso si parla, si descrive questi grandi campioni dicendo appunto hanno delle doti naturali, forse di naturale c'è poco, c'è anche la capacità di fare i conti con delle aspettative o con delle situazioni di vantaggio che ricevono. Merito è una fregatura. Perché dentro una società disuguale, che tu hai spesso chiamato, la maggioranza che è svantaggiata, come può trovare il terreno di cultura per potenziamento espressivo? Sì, e potrebbe, e quindi paradossalmente anche questi interventi sul genoma, che ci preoccupano per le possibili ingiustizie anche a livello di accesso che potrebbero creare, però allo stesso tempo potrebbero essere un mezzo per correggere le attuali condizioni di ingiustizia, perché potrebbero mettere tutti nella condizione di poter almeno avere delle caratteristiche genetiche simili, delle capacità genetiche di partenza simile, che poi vanno ovviamente coltivate, e qui potrebbe riemergere la disuguaglianza, perché tu puoi avere anche il miglior corredo genetico, però se non hai poi la possibilità di giocare a tennis perché non c'hai il campo, perché non c'hai le racchette, perché non ti puoi allenare, perché devi andare a lavorare, non svilupperai comunque quelle abilità. Soveranno il gene del ricco. Ci fanno tutti ricchi, quelle saranno le macchine intelligenti che lavoreranno per noi e che quindi ci permetteranno di essere ugualmente stupidi per giocare a tennis. La domanda qual è, allora? La domanda è che cosa significa meritare, avere il merito delle proprie doti, delle proprie capacità in una società che non permette a tutti di raggiungere risultati importanti e anche lo sviluppo adeguato delle proprie capacità, che anzi in qualche modo permette ad alcuni di poter contare
sull'incapacità di altri di raggiungere uno sviluppo adeguato per consolidare le proprie posizioni di privilegio, perché poi è così. Certo. Io sto, diciamo, riesco a raggiungere una posizione perché tanti altri, a tanti altri è precluso dall'inizio di poter competere con me.